Dubbi, vittoria importantissima e tu protagonista decisivo, ci voleva. Certo, ci voleva, finalmente. Comunque abbiamo fatto una grande vittoria di squadra, quello è importante. E raccontaci un po' il tuo gol. Sono andato in aria, ho alzato la testa, non l'ho visto nessuno, ho detto tiro in porta e è andata bene. Quando hai visto che è entrata hai pensato finalmente mi sono sbloccato. Certo, ci volevo. E in questa prima parte di campionato insomma eri andato vicino un paio di volte, hai avuto anche un piccolo infortunio se non erro, e adesso finalmente ti senti bene? Sì, ora sto bene, sto lavorando bene e speriamo di continuare. E oggi insomma davanti siete rimasti in tre, e tu, Leo e Episcopo, avete segnato tutti e tre. E cosa vuol dire? Insomma, è importante che gli attaccanti diano un segnale? Certo, prendiamo la fiducia tutti quanti, sì, siamo contenti, dobbiamo lavorare così e niente. E il feeling con i tuoi compagni come procede? Insomma, cioè... No, bene, piano piano, adesso iniziamo a capire meglio. Quindi... Diciamo che questo Pordenone ha un potenziale anche di tanti gol. Certo, siamo davanti buoni giocatori. Anche a centrocampo dietro siamo una buona squadra, dobbiamo lavorare così e continuare. Chi ti senti dedicare questo gol? No, lo dedico alla mia famiglia che sta sempre vicino a me e sicuramente a Simone Magnaghi che si è infortunato adesso. Speriamo di riavere anche lui presto. È un Pordenone che oggi aveva anche tante assenze, siete un gruppo forte. Sì, siamo un gruppo forte. Siamo tutti contenti, cioè abbiamo una settimana adesso per preparare un'altra partita e dobbiamo lavorare così. I tifosi ti hanno incitato molto durante la partita, anche alla fine ti hanno applaudito molto, sei contento anche di questo? Sì, certo, anche da loro è un bel gesto, quindi sono contento. Adesso il campionato è molto equilibrato, e tu che conosci anche insomma, un po' questo girone, queste avversarie, cosa può fare la differenza per... avere la continuità giusta? Dobbiamo lavorare, dobbiamo subire meno gol, dobbiamo fare meglio in attacco e dobbiamo continuare a vincere.